Un ricordo che dura da 10 anni, rinnovato e reso sempre attuale da una giornata di studi promossa dall'Osservatorio sulla Valtellina e dal premio di quelle tesi di laurea che studiano il contesto valtellinese. È la giornata dedicata a Lisa Garbellini, dipendente ERSAF, che dello sviluppo del territorio ha fatto professione e passione. ERSAF comunque da 10 anni porta avanti questa iniziativa insieme all'Osservatorio e agli altri partner e ogni anno attribuisce almeno 2 premi, sceglie tra le tesi da valutare quelle sui temi più vicini alle attività dell'ente e tra questi individua generalmente 2 soggetti da premiare. A volte è capitato che ci fosse una tesi particolarmente ben fatta e significativa, che quindi magari dessimo un premio solo più cospicuo insomma, a chi ha fatto un buon lavoro. Generalmente diamo 2 premi. Lo facciamo da 10 anni, siamo molto contenti di portare avanti questa iniziativa. Anche il cambio del CDA non ha sicuramente ostacolato questa iniziativa, che è proprio sentita da tutto l'ente, dai colleghi della Lisa e da chi la vuole ricordare. Come sempre proviamo a individuare, un grazie particolare a Mario Garbellini, al professor Garbellini, il papà di Lisa, individuare un tema di sicuro di grande importanza. In un'epoca di povertà, povertà non solo economiche, ma povertà educative, povertà culturale, decidiamo di affrontare un tema, la giustizia sociale nell'educazione, invitando un grande esperto, un collega, il professor Giovanni Fosti, il presidente della Fondazione Calibro, il mio ringraziamento. Da lì partire da una relazione importante per comprendere questo tema e successivamente declinare con attenzione sul territorio questo tema con un confronto con esperti. Dirigente scolastico della scuola Pinchetti, Martino Troncatti, presidente regionale dell'ENAIP di Lombardia e Don Andrea Del Giorgio, vice direttore della pastorale della diocesi di Como. Un confronto a più voci su un tema di grandissima attualità. Possiamo cedere del terreno su alcuni aspetti, ma non possiamo cedere terreno sul tema dell'educazione. Questo è un presupposto per un futuro democratico, prospero di un territorio come il nostro in una realtà sempre più globale. La 10ª edizione, sembra incredibile, sono passati già così tanti anni di questa bella iniziativa. Come famiglia siamo molto contenti, per noi ovviamente è un momento particolarmente emozionante, però anche di grande soddisfazione vedere questo evento proseguire, sia la giornata di studi, quindi è un momento molto interessante di approfondimento di argomenti sempre nuovi di attualità. E poi il momento di premiazione delle lauree, quindi dei giovani su tesi sulla Valtellina, una cosa che sicuramente sarebbe piaciuto moltissimo a Lisa. E infatti io e i fratelli partecipiamo sempre, di solito Bruno ci lascia premiare, è una cosa che ci piace moltissimo e quindi per noi è un bel momento.